È giusto di ieri il grido d'allarme del gruppo Pescafano che chiede un intervento rapido all'autorità portuale e comunale sulle darsene del porto per l'annoso problema del dragaggio. Un appello indirizzato anche alla Regione e dal governatore Ceriscioli per farsi carico da subito e senza attendere le calende autunnali per mettere in sicurezza l'accesso e l'uscita del porto canale. Sotto, ci dicono i pescatori, oggi alla banchina delle Vongolare c'è sì e no un metro e mezzo d'acqua e quando c'è bassa marea le barche non si muovono nemmeno col mare grosso, tanto pescano poco, per non parlare poi dei grossi pescherecci, quei pochi che sono rimasti, che pescano oltre due metri. Addirittura, ci dice il comandante del motopesca Romano R, Antonio Lazzaro, sotto il faro giallo, all'imboccatura della darsena, in estate si forma un isolotto di sabbia talmente grande che ci possiamo mettere due sdraio e un ombrellone. Abbiamo dei punti che proprio non ce la facciamo uscire la mattina, anche qui dentro il porto. Dentro il porto abbiamo la zona, se uno prende la scia allora esce, se no è roba che rimane indurito lì dentro il porto. Abbiamo che lo risolvere questa situazione. Perché? Di recente è capitato a lei o a qualche suo collega di rimanere incagliato? Ah sì, noi sì, rimanere in imboccatura. Quindi davanti quando noi usciamo qui, siamo rimasti induriti lì, e dopo un'altra barca ci ha preso una cima e ci ha tirato fuori. Se no si rimaneva lì? Ah, si rimaneva lì, si doveva aspettare l'alta marea per poter muoversi. E quindi sono danni grossi dopo? Ah, i danni grossi anche perché poi uno tira su roba dal fondo e va nell'elica e insomma sono dei problemi. Noi abbiamo preso già due volte, abbiamo storto anche le patte dell'elica e perciò abbiamo dovuto tirare su in scalo e insomma delle spese. Ma alla rassegnazione del comandante però si aggiunge lo sconcerto dell'armatore che proviene da Bellaria nella vicina Romagna, terra anch'essa di porti e pescherecci, ma dove invece questo problema non esiste. Il perché? La risposta è presto data. Ah niente, Bellaria Gemarina, il problema è lo stesso dell'insabbiamento. Tutti gli anni sistematicamente il comune stanzia dei soldi e viene effettuato il dragaggio perché sennò non sarebbe possibilità di uscire con le barche perché il fiume si secca. E stessa cosa avviene qui a Fano, però io in 15-16 anni che sono qua non ho mai visto dragare, forse una volta. E invece Bellaria dragano tutti gli anni e non capisco come mai questa discrepanza.